La voce degli studenti la ascolti solo su radioeco.it. Rasta Town Dread, questa sera fuori ai nostri gabbiotti abbiamo uno dei maestri dell'hip hop italiano, uno che ha visto in prima fila l'evolversi di questo genere. Noi con Rasta Town Dread abbiamo avuto quest'anno, ossia in questi giorni, il piacere di vedere fuso l'hip hop con il reggae, e poi ne parleremo più avanti, però vogliamo introdurvi Frankie Energy MC. Ciao! Ciao a tutti. Volevamo subito chiederti due domande, farti due domande per gli ascoltatori più curiosi. Due domande molto generiche che tu potrai reinterpretare come vuoi. Però la prima era quante ne hai viste da Verba Manent del 92 a oggi, che sono quasi 20 quante anni. Ne ho viste? Beh, insomma, ne è passata di acqua sotto i ponti, diciamo. E ho visto crescere una scena musicale e l'ho vista anche inabissarsi nel frattempo, e me incluso per parecchi versi. Ho iniziato nei primissimi anni 90, in cui un periodo in cui esplodeva l'esigenza di nuova musica in Italia. E adesso ci troviamo una ventina di anni di distanza, proprio quest'anno Fight the Fight, la mia prima canzone compie 20 anni, e a vedere come chi è rimasto, B, che cos'è diventato tutto quello che abbiamo cercato di costruire. E ho visto la crescita di una scena musicale e l'inabissarsi di un mercato musicale anche. Quando ho iniziato non esisteva uno scaffale nei negozi di dischi, uno scaffale con sopra scritto hip hop italiano, il quale poter collocare tutte le produzioni che uscivano. Oggi esiste l'hip hop italiano, ma non esistono più negozi di dischi, quindi non esistono, quello scaffale è destinato a non esistere in generale. E ho visto tante cose nel bene e nel male, diciamo. C'è da dire che il fatto che dopo 20 anni sono qui a ancora a parlarne, già per quanto riguarda me, senz'altro un segno positivo. E infatti con te la musica vive, nel senso l'hip hop no, riuscirà, perché ti abbiamo visto anche ultimamente con School of Rocks riuscire nelle radio e tutti ti aspettavamo. Che ne pensi del reggae invece di quest'altra ala musicale che è apparentemente ugualmente indipendente dai grandi sbocchi commerciali della musica? Ma il reggae è uno dei papà dell'hip hop, e quindi evidentemente per forza di cose, cioè, Kool Herc faceva reggae, cioè era un DJ reggae, e quando ha contribuito alla nascita dell'hip hop e senz'altro ha portato il proprio apparato di conoscenze che arrivano da reggae, e il toasting, il dozen e tante cose che sono parte di una cultura che hanno fatto diventare l'hip hop una cultura arrivano da lì. E io non sono un particolare appassionato di reggae, quello buono mi piace evidentemente, però non è che sia un fanatico, un appassionato. Sì. Mi piacciono alcune deformazioni, alcune sfumature, cioè il ragga, che è, comunque sia, anche quello è figlio del re, più diretto del rap, e forse potrebbe essere quasi il figlio che il reggae e l'hip hop hanno fatto in un certo senso, e senz'altro avendo un tipo di battute, di attitudine differente rispetto al reggae, che è molto molto polleggiato, insomma sono un po' più nervoso, però evidentemente, certo, mi piace. C'era il mio chitarrista che dice: a chi non gli piace lo reggae, Dio gli neghi pure l'acqua. Il motivo ci sarà. Un'ottima filosofia per Rasta Town Dread.
Insomma, con questo possiamo concludere. Un saluto agli ascoltatori. Ma io volentieri saluto gli ascoltatori, i telespettatori, i videospettatori quantomeno, e con l'augurio che ci sia ascolto di musica sempre di più, che insomma, che trovare qualcuno che è appassionato di un genere e che ha forza, energia e tempo a disposizione per incuriosire su questo argomento è una fortuna che nessuno di voi deve riuscire a lasciarsi scappare. Grazie. Grazie ancora, keep on tune, gli ascoltatori, a presto. Franke Energy ai nostri microfoni. La voce degli studenti la ascolti solo su radioeco.it.